Sono sicura che questa cosa che ora vi racconterò è successa almeno una volta nella vita anche a voi mamme. Avete presente quando andate coi figli e i figli cominciano a dire mamma, mamma al ristorante e dicono mamma, mamma, io oggi voglio patatine, maionese, ketchup e wurstel, mia figlia per esempio. E io gli faccio amore, ma sicuramente non ce l'avranno al ristorante. Sì, mamma, la voglio, ce l'hanno. Ok. E pensate tra di voi, ma la vedrò io col cameriere. Arriva il cameriere arriva e voi lo guardate così. Il cameriere le guarda come per dire: ma che poca questa. Però prende le ordinazioni, comincia e prende le ordinazioni. Allora, cosa posso portarvi? Comincia a prendere tutte le ordinazioni. Arriva dalla bambina: e te, bimba, cosa posso portarti? E la bambina risponde: mamma, io voglio patatine, wurstel, maionese, ketchup. E la mamma comincia a guardare così il cameriere. Ah, che cameriere fa? Sì. No, non ce le avete, vero? Non ce le avete, risponde la mamma, non ce le avete. No, 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 non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Abbiamo carne, pesce? Guardando la mamma. E la mamma dice, sì, carne, pesce, amore mio. Quello che vuoi tu, ma no, patatine e wurstel. E la bambina comincia a piangere disperata. Che voi non ce la fate più, in preda ad una crisi di nervi, dite: ok, ce le avete, è vero? Le patatine ve le stanno portando, no? I wurstel ve li stanno portando, giusto? E il cameriere, così, sconcertato, dice: sì, ce li stanno portando, ce li stanno portando. E allora voi decidete che quello deve mangiare, che la vostra figlia mangerà patatine e wurstel. Il cameriere, tornando la seconda volta, sicuramente non chiederà più a vostra figlia cosa vuole da mangiare.